Esercizio svolto sul ciclotrone. Nella prima parte c'è tutta la descrizione di come è fatto un ciclotrone e che cosa fa e come funziona. Questo esercizio riguarda un tipico ciclotrone da ospedale che accelera ioni H- attraverso DDP da 25 kV applicata ai DIS e un campo induzione magnetica di 1,66 Tesla. Cominciamo con la prima domanda. Completa le figure sotto, praticamente questa, disegnando il campo B e il primo mezzo giro descritto dal fascio. In realtà nella figura è disegnato il primo mezzo giro e anche tutti gli altri fino a tutta la traiettoria completa. Dunque c'è solo da capire come è messo il campo B, cioè se è verso l'alto o verso il basso. Applicando la regola della mano sinistra, sinistra perché sono ioni H-, quindi particelle di carica negativa, vediamo che la forza di Lorentz fa curvare queste particelle negative in senso orario se il campo B è rivolto in alto. Infatti prendiamo per esempio questo punto della traiettoria, la particella va verso destra, quindi mettiamo il pollice della mano sinistra verso destra, il campo B rivolto in basso, prima ho detto il contrario, ho detto in alto, invece il campo B va rivolto in basso, quindi mettiamo l'indice in basso e la forza di Lorentz va in questa direzione e quindi fa curvare la particella sempre puntando la forza di Lorentz verso il centro di queste traiettorie. Quindi per girare in questo modo il campo B deve andare verso il basso, come disegnato in questa figura. Per disegnare il primo mezzo giro ho immaginato che l'elettrodo positivo inizialmente sia il D di sinistra e quello negativo il D di destra. Così il campo elettrico va verso destra e allora questi ioni negativi accelerano subito verso sinistra appena vengono prodotti qua nel centro. Poi applicando la regola della mano sinistra, come abbiamo detto poco fa, la forza di Lorentz li fa curvare in senso orario. Seconda domanda, energia cinetica e velocità dopo il primo mezzo kick. Mezzo kick anziché un kick intero, perché questi ioni partono da metà di questa distanza, quindi percorrono soltanto metà tragitto d'accelerazione, a differenza di quello che faranno nei giri successivi quando attraverseranno per intero questo spazio tra i D. Se l'attraversamento fosse intero, anziché metà, l'energia cinetica acquistata dagli ioni K0, K sta per kinetic energy, sarebbe l'energia cinetica, questa energia cinetica sarebbe uguale all'energia potenziale elettrostatica persa dagli ioni durante l'attraversamento, che è Q per delta V, in modulo perché sarebbe una quantità negativa, essendo un'energia persa. Questo K0 è l'energia cinetica acquistata dagli ioni ad ogni kick. Quindi dopo mezzo kick, il primo mezzo kick, l'energia cinetica acquistata sarà la metà, K0 mezzi. La carica Q dei nostri ioni è meno E, in quanto questi ioni sono atomi di idrogeno con un elettrone in più, cioè con due elettroni e un protone nel nucleo. La differenza di potenziale è 25 kV, quindi l'energia cinetica acquistata ad ogni kick è 25 kV, 25 keV. Il primo mezzo kick quindi dà agli ioni la metà, 12,5 keV. Vediamo se è una energia cinetica relativistica. La dobbiamo confrontare con l'energia di riposo degli ioni. La massa di uno ione è in pratica solo la massa del protone, perché gli elettroni sono molto leggeri, quindi trascurabili in pratica, e quindi questa è la massa di uno ione. Perciò l'energia cinetica, cioè l'energia di riposo, è questo valore che trasformato in electron volt fa 938 mega electron volt. Ricordiamo che per passare dai joule agli electron volt bisogna dividere per il valore numerico della carica dell'elettrone, 1,60 per 10 alla meno 19. Qui ho scritto in modo improprio perché non devo dividere per la carica dell'elettrone in quanto non sono coulomb qua sotto, ma è soltanto il valore numerico, quindi avrei dovuto scrivere più correttamente 1,60 per 10 alla meno 19 senza l'unità di misura. Comunque questa è l'energia di riposo degli ioni H-, questa è l'energia cinetica che hanno acquistato e vediamo che questa energia cinetica è molto minore dell'energia di riposo, c'è un rapporto più o meno 1 a 75.000. Quindi questi ioni non sono relativistici, almeno non lo sono dopo il primo mezzo giro, cioè dopo il primo mezzo kick che hanno ricevuto. E per calcolare la loro velocità
che chiamo V un mezzo per indicare che hanno ricevuto soltanto mezzo kick, posso tranquillamente applicare la formula dell'energia cinetica classica. Quindi con la formula inversa ricavo questa velocità, che non è relativistica, infatti è circa 200 volte più piccola, cioè un 2 centesimo della velocità della luce nel vuoto, che vale 3 per 10 alla 8 metri al secondo. Attenzione che per calcolare questa velocità ho dovuto trasformare i keV in joule, altrimenti le unità di misura poi non danno metri al secondo. Abbiamo risposto alle prime due domande. Terza domanda, la durata del primo mezzo giro e il lavoro della forza magnetica. Cominciamo dal lavoro della forza magnetica, che è facilissimo, è sempre uguale a zero. La forza magnetica non fa mai lavoro sulle particelle in moto perché agisce perpendicolarmente alla loro velocità, cioè perpendicolarmente al loro spostamento infinitesimo, come si vede anche dalla formula di Lorentz. Infatti la forza magnetica fa curvare le particelle senza cambiare la loro velocità scalare. Vediamo ora il periodo di rotazione, la formula la conosciamo, sostituiamo i numeri, naturalmente la carica la mettiamo in modulo perché stiamo calcolando un valore positivo, e troviamo il periodo di rotazione di 39,5 nanosecondi, che giustamente è molto piccolo, essendo una particella leggera. Attenzione però che si chiede la durata non del giro intero, ma del mezzo giro. E quindi questo periodo di rotazione va dimezzato e questa è la durata del mezzo giro, che poi noi sappiamo che è uguale per tutti i mezzi giri successivi. Infatti sappiamo che il periodo di rotazione di una particella carica in campo magnetico esterno non dipende dal raggio né dalla velocità della particella. Questo vuol dire che tutti i giri durano lo stesso periodo, hanno la stessa durata. Questo accade perché gli ioni, pur compiendo dei giri sempre più ampi, quindi facendo sempre più strada, però aumentano progressivamente anche la loro velocità. Per esempio, percorrono una strada doppia, ma con una velocità doppia, e quindi i due effetti si compensano e la durata di un giro è sempre quella. L'avevamo visto anche quando abbiamo studiato questo video con il file di teoria. Il periodo è uguale, indipendentemente dal raggio di curvatura, che qui è più grande, e dalla velocità, che qui è più grande. Dunque possiamo rispondere subito anche alla domanda successiva. La durata del secondo mezzo giro, il terzo e il quarto durano tutti la stessa durata. Cosa accadrebbe se la DTP applicata ai dis non venisse invertita dopo il primo mezzo giro? E perché se non venisse invertita la DTP dopo il primo mezzo giro, la particella si troverebbe a riattraversare lo stesso campo elettrico di prima. Se prima era stata accelerata, adesso verrebbe frenata, perché lo attraversa nel verso contrario a prima. Prima andava verso sinistra, ora va verso destra. Se vogliamo che la particella sia accelerata una seconda volta, bisogna rovesciare questo campo elettrico, quindi invertire le polarità dei due elettrodi, cioè dei dis. Ad ogni passaggio, quindi ad ogni mezzo giro della particella, le polarità vanno invertite. Calcoliamo la frequenza di ciclotrone, cioè la frequenza di questa DTP alternata. Quando si dice frequenza, si intende il numero di oscillazioni al secondo che fa questa DTP. Un'oscillazione completa sono due inversioni. Infatti si parte per esempio da più meno, dopo mezzo giro della particella diventa meno più, ma questa non è un'oscillazione completa, è mezza oscillazione. C'è bisogno di un'altra inversione, quindi un altro mezzo giro della particella, per ritornare nella situazione iniziale più o meno. Quindi un'oscillazione completa sono due inversioni e dura quanto un giro completo della particella, cioè due mezzi giri. Quindi un'oscillazione completa della DTP dura un periodo, 39,5 nanosecondi. L'inverso di questo periodo è la frequenza di ciclotrone, 25,3 MHz, che è un valore molto grande. Vuol dire che la DTP fa un'oscillazione completa, cioè due inversioni, anzi no, la DTP fa 25,3 milioni di oscillazioni complete, quindi di doppie inversioni ogni secondo, 25 milioni di oscillazioni al secondo. La formula generale dell'energia cinetica dopo n kick. Dopo il primo kick, che poi in realtà è mezzo kick, l'energia cinetica acquistata, come abbiamo visto, è K0 mezzi.
Al secondo passaggio tra i D's, cioè per n uguale 2, l'energia cinetica totale acquistata è K0 mezzi K0. Questa è la formula generale, infatti dopo n passaggi il primo è K0 mezzi e gli altri sono n-1, i restanti n-1 passaggi per K0 che è l'energia acquistata ad ogni kick. E vale infatti 25 keV, incremento di energia cinetica per kick. Disegna tutti i successivi mezzi giri fino all'ultimo e tutta la traiettoria completa. In pratica è una spirale e alla fine questo fascio di ioni negativi esce e va contro il bersaglio. Il raggio dell'ultima orbita è 27 cm, calcola velocità ed energia cinetica finale degli ioni al momento dell'estrazione. Sono ioni relativistici? Dalla formula dell'ultimo raggio di curvatura, 27 cm, troviamo l'ultima velocità. Ricordiamo che la velocità ad ogni mezzo giro si incrementa, perché ad ogni passaggio gli ioni acquistano energia cinetica. E proprio perché la velocità si incrementa ad ogni mezzo giro, il raggio aumenta progressivamente. Conoscendo l'ultimo raggio, calcoliamo l'ultima velocità con la formula inversa. L'ultima velocità è circa 4,3 per 10 alla 7 metri al secondo, che divisa per la velocità della luce nel vuoto fa circa 0,14, cioè il 14%. Vuol dire che questi elettroni cominciano a sentire gli effetti relativistici. Trascurando per ora questi effetti relativistici, calcoliamo l'energia cinetica finale all'estrazione con la formula dell'energia cinetica classica. Troviamo questo valore di energia cinetica finale che confrontiamo con l'energia di riposo che abbiamo calcolato prima e vediamo che l'energia cinetica di estrazione è circa un cinquantesimo dell'energia di riposo degli ioni. Le cose tornano perché la velocità invece era il 14% della velocità della luce nel vuoto, che corrisponde a un settimo, che è 1 su radice di 50. Infatti il rapporto delle velocità va come la radice quadrata delle energie. Questa energia cinetica all'estrazione, trasformata in electron volt, porta 9,6 MeV circa. Calcola il numero di passaggi tra i D's e il numero di giri effettuati. I passaggi tra i D's sono in numero doppio rispetto ai giri, infatti ogni singolo giro si compone di due passaggi. Cominciamo calcolando il numero di passaggi, sapendo che ad ogni passaggio gli ioni ricevono 25 keV di energia cinetica. Per semplicità, inizialmente, immaginiamo che 25 keV sia anche il primo kick, che invece era la metà. Immaginiamo che invece siano tutti da 25 keV. Siccome l'energia cinetica finale acquistata dagli ioni è 9,6 MeV, dividendo per ciascun incremento da 25 keV, si trovano 384 kick. I giri sono la metà, sono 192. Se uno invece vuole essere proprio rigoroso e tenere in considerazione che il primo kick non era da 25 keV ma da 12,5 perché era solo un mezzo kick, allora deve usare questa formula che contiene la nostra incognita e la formula di prima, la nostra incognita è il numero di kick. Questa è l'energia cinetica finale e K0 era l'incremento per kick, 25 keV. Facendo la formula inversa si ritrova comunque lo stesso risultato di prima, a dimostrazione che aver approssimato il primo passaggio con un incremento da 25 keV anziché la metà non ha introdotto un'imprecisione significativa. Ultima domanda: costruendo ciclotroni sempre più larghi, le particelle compierebbero un numero maggiore di giri acquistando un'energia sempre più grande. In realtà sorgono dei problemi, quali? Si potrebbe pensare di costruire un ciclotrone largo 10 metri, 20 metri, dove il fascio di particelle non fa 100 o 200 giri, ma ne fa 1000, 10.000, ogni volta acquistando energia cinetica ad ogni passaggio, fino a valori di energia enormi all'estrazione. In realtà sorge il problema, come abbiamo visto prima, che questi ioni diventano relativistici. Già dopo poche centinaia di giri, neanche 200 giri, abbiamo visto prima, la loro velocità è diventata il 14% di quella della luce nel vuoto e quindi iniziano a sentirsi gli effetti relativistici, il più importante dei quali è che il periodo di rotazione di questi ioni si allunga del fattore gamma. Dopo quasi 200 giri,
con beta circa 0,14, il fattore gamma è cresciuto a circa 1,010. Questo vuol dire che il periodo di rotazione degli ioni è cresciuto di un 10% rispetto al periodo di rotazione classico. Questo significa che, per esempio, la durata dell'ultimo giro, quello che avviene con la maggiore velocità, non è più di 39,5 nanosecondi, ma è un 10% in più. Allora questo dispositivo di inversione delle polarità dei DIS, che invece continua ad operare a 39,5 nanosecondi, va fuori sincronia con la rotazione delle particelle, o meglio, la rotazione delle particelle va fuori sincronia con questo dispositivo, e quindi il ciclotrone non funziona più correttamente.